E benvenuti a tutti a questo incontro. Il titolo già dovrebbe declinare dove vogliamo andare a parare, perché attaccano il legame materno come il sistema patriarcale punisce le donne. Sono Manuela Bruschini del collettivo Donne Incuranti. Ho il compito di introdurre e moderare questo nostro incontro. Noi partiamo da un presupposto molto chiaro, cioè il presupposto da cui partiamo è che il legame materno sia qui e ora sotto feroce attacco. Bisogna avere presupposti chiari, espliciti, e il nostro è questo. Partiamo anche dal presupposto che questo legame sia fondativo della nostra umanità e che in realtà sia sotto attacco, ahimè, da alcuni millenni e che sia necessario recuperare memoria di questo. Quando è iniziato questo percorso, le forme e i modi con cui questo attacco si è modificato nel tempo e con i quali, molto sottili, a volte anche perverse, si esplica oggi. Perciò inizieremo parlando molto brevemente di un passato arcaico, parleremo soprattutto dell'oggi e soprattutto parleremo di quel legame lì, il legame materno, della sua vitalità e anche di tutti i modi con cui si sta tentando di invalidarlo e di distruggerlo. Allora, per iniziare ad introdurre, io devo tornare molto indietro, perché voglio ricordare insieme a voi una parte importante della nostra storia, dato che ormai archeopaleontologia, antropologia, studio comparato della mitologia ci hanno fornito tutti gli strumenti per una rilettura radicale del nostro passato remoto. Questo ritornare indietro è necessario per ricordarci da dove siamo partite e da dove è cominciato il grande violento furto di cui stiamo prendendo atto ormai da molto tempo. Questa è una storia che ovviamente, altrimenti non saremmo messe così male, è completamente assente dalla vulgata culturale mainstream e ahimè anche dalla cultura scolastica. Quindi torniamo un attimo al Neolitico, siamo tra il 9000 e il 3000 avanti Cristo. Perché quel neolitico, la scienza, le scienze umane ci dicono oggi che possiamo riconoscere pienamente le radici di una civiltà sviluppata, siamo nella preistoria, ma c'è civiltà, una civiltà materna, essenzialmente pacifica, culturalmente e socialmente avanzata. Ecco, prima dell'inizio della cosiddetta civiltà, della cosiddetta storia, pare che fossimo alquanto più civili di oggi e sicuramente vivevamo nel segno della madre. Nel Neolitico, tra l'Anatolia, l'Europa e il Mediterraneo, sono moltissime le culture che fioriscono, tra il 9000 e il 3000 avanti Cristo circa, e i tratti comuni religiosi, culturali, sociali sono moltissimi. Andiamo dalla civiltà di Catalu Yuk, da quella Halafi in Medio Oriente, a quella minoica di Cnosso, alle culture Cucuteni e Vinca invece in Europa. Questi tratti comuni ci parlano di popolazioni dedite non solo all'agricoltura, ma anche al commercio, all'artigianato, con un livello diffuso di benessere, certo diverso da quello attuale, e una disponibilità comune di risorse importanti. Ci parla di uno sviluppo culturale e simbolico molto elevato, di società essenzialmente non o poco stratificate, e di un'assenza, questo è un dato fondamentale, apparente di guerre, soprattutto nel periodo più antico, e di fortificazioni degli insediamenti a scopo difensivo militare. Questi tratti comuni ci parlano di una centralità della maternità e della posizione delle donne nella società. Le donne che sono onorate nelle tumulazioni, nelle raffigurazioni della vita sociale, nel culto della grande dea, che è un tratto essenziale comune praticamente dovunque. Il mito e i primi racconti di epoca storica, la riforma di Urukagina, siamo a Sumer nel 2300 a.C., offre un esempio significativo perché dice, racconta che le donne solevano un tempo prendere due mariti e ora verrebbero lapidate se lo facessero, ma questo è solo un esempio. Ci sono anche i racconti degli storici romani appena dopo Cristo di Strabone e Diodoro Siculo, ad esempio. Comunque, ecco, i miti e i primi racconti di epoca storica attestano chiaramente di questo periodo preistorico un'ampia libertà sessuale delle donne, anche di quelle sposate, che spesso è connessa proprio ai riti della dea. Quindi la paternità biologica, che era sì conosciuta, pareva non essere importante. Le donne sono agricoltrici, tessitrici, artiste, sacerdotesse, ma anche potremmo dire leader delle comunità. E i centri religiosi dedicati alla dea, che si sviluppano soprattutto sul finire del Neolitico, dimostrano anche una centralità economica, e questo è particolarmente interessante. Sono luoghi di produzione e distribuzione comunitaria delle ricchezze, così importanti che manterranno a lungo questo ruolo anche
epoca storica. Per togliere ai centri religiosi della Dea questo ruolo ci vorranno molto tempo e molta fatica. Parliamo insomma di un inizio della storia in cui il controllo delle risorse materiali e culturali assolutamente non appare essere in mano maschile, tutto il contrario. Ecco, invece, sul finire del Neolitico, con l'inizio delle cosiddette civiltà storiche, inizia quello che possiamo considerare il più drammatico ribaltamento che la storia umana abbia finora conosciuto. L'incursione sempre più massiva di popolazioni nomadi e seminomadi, Kurgan, le popolazioni proto-indoeuropee e indoeuropee, in vaste aree che vanno dall'Europa centrale al Medio Oriente, comincia a sconvolgere gli assetti delle civiltà preesistenti e forse in alcuni casi va soltanto ad estremizzare e a favorire dei processi endogeni già in atto, questo non abbiamo i termini per dirlo ancora. Comunque questi incursori indoeuropei sono violenti, combattono, introducono la pratica della guerra, sviluppano le armi, occupano le terre altrui, impongono progressivamente, lentamente in alcuni casi, il loro sistema tribale. E una volta divenuti stanziali, una volta insediati, si è avuto accesso alla scrittura, vanno a stravolgere la cultura preesistente e come lo fanno? Agendo sulla religione, stravolgendo fino a cancellarla la religione della Dea. Gli assetti sociali di queste nuove popolazioni sono basati su presupposti completamente diversi, sono basati sulla forza e sul prestigio individuale. Una parte essenziale nel determinare il prestigio, quindi anche la diversificazione sociale, perché non c'è prestigio se non c'è differenza sociale tra le persone, ce l'ha evidentemente la proprietà privata, che non a caso prima era poco influente o pressoché ininfluente. Ecco che la proprietà privata comincia a diffondersi e a strutturarsi. Instaurato il principio della proprietà privata come principio organizzatore della società, inizia a comparire anche l'assoggettamento di altri esseri umani come proprietà del più forte. Ecco allora che l'essere umano da possedere come oggetto per eccellenza diventa proprio la femmina, la donna, in grado di procreare e di garantire la continuità del clan. A questo punto la dea del cielo e del cosmo, la dea del tutto, che era la divinità del Neolitico, viene prima affiancata e poi progressivamente sostituita dalle divinità maschili indoeuropee, che sono forciate su un prototipo umano nuovo, un prototipo umano di maschio violento e conquistatore. Si passa da una dea partenogenica che si partoriva da sola le sue figlie, che è quella attestata dai miti più antichi, a una dea che si unisce in un matrimonio sacro con un eroe figlio maschile, il Paredro, in un matrimonio sessuale sacro, appunto, che però significativamente prevede anche successivamente l'uccisione di quell'eroe figlio maschio. Si passa quindi da lì fino ad arrivare ad una dea accessoria e di contorno, semplicemente moglie o figlia del dio maschio. E così il dio del tuono, il dio del sole, il dio conquistatore sovrabbondante, tipico di una religione maschile, si impongono e si affermano una cultura e una religione che sono più basate sulla capacità mortifera della forza maschile, dove invece prima si era celebrata essenzialmente la capacità femminile di dare la vita. Questo non è un passaggio incruento e indolore, è un passaggio che richiede molto tempo ed è un passaggio che richiede anche molta violenza. Significativamente, infatti, dal mito assiro-babilonese al mito greco, questo passaggio cruento è ricordato ed è celebrato in qualche modo con numerose storie di stupri di antiche dee, stupri e uccisioni di antiche dee da parte dei nuovi dei guerrieri maschi. E tutte le mitologie sono piene di queste storie, dall'antica Irlanda preceltica fino alla mitologia sumera e assiro-babilonese e naturalmente anche quella greca. La civiltà ebraica, da cui noi deriviamo, la nostra impostazione religiosa e culturale, è la quintessenza di questo ribaltamento drammatico. L'intero Antico Testamento, se lo andiamo a leggere bene, è una prova continua delle lotte condotte da un'elite militare religiosa, delle tribù ebraiche patriarcali, in particolare i Leviti, contro i culti della Dea che evidentemente erano molto resistenti, ma soprattutto contro tutte quelle pratiche sociali, matrimoniali e sessuali che erano collegate a quel culto, che erano basate su una sostanziale ampia libertà femminile.
La vittoria delle tribù di Yahweh che cosa rappresenta? Rappresenta uno stravolgimento politico e sociale di tutto un modello preesistente, quindi la morale sessuale e la monogamia, con tutte le relative feroci punizioni in caso di violazione, vengono imposte alle donne. Contestualmente, le donne sono progressivamente private di un rapporto diretto col divino e perdono ogni sacralità. Diventano oggetti di proprietà dei mariti e perdono quindi, perché gli aspetti materiali nella gestione del potere sono sempre poi più interessanti, ogni controllo sulle risorse collettive, controllo che invece prima avevano. Le donne cioè perdono potere sia simbolico sia materiale nel momento in cui perdono il controllo della loro sessualità e della generazione. Questo sembra essere il nocciolo, della questione. Sono ovviamente aperti gli studi, e le interpretazioni sulle cause e le modalità, più precise di come si sia verificato questo processo, ma è un fatto che con il sorgere delle grandi civiltà storiche si è effettuato nel corso di lunghi secoli uno stravolgimento non solo di modello sociale e culturale, ma proprio di tipologia umana. Quello che si va a violentare e modificare è il modello umano. Passiamo da una società essenzialmente mutuale, matrifocale, ovunque, quasi ovunque nel mondo, a un modello no dominatore, che è un modello antropocentrico. Il modello dominatore non può che essere patriarcale, perché è incentrato su dominio e proprietà. L'affermazione violenta della certezza di paternità nella storia umana, che ha significato la soppressione di antichissime sacre libertà sessuali femminili, è stata necessaria per sostituire a quel modello femminile, materno, mutuale, basato sulla condivisione e sulla centralità del legame materno, un modello del tutto opposto, dominatore, controllato dal maschio. Se il maschio non controlla la sessualità della femmina, non controlla il suo prestigio, il suo potere, non controlla la perpetuazione del clan e in ultima analisi non controlla nemmeno la proprietà, quindi non può dominare. Il nodo da distruggere, quindi, secondo noi, è sempre stato il legame materno nella sua sacralità, nella sua libertà, anche libertà sessuale, inteso come prototipo delle relazioni umane e sociali. Una femmina che è onorata come dea, che è libera nella sessualità, è centrale sia nell'organizzazione della società, della comunità, così come nel mondo psichico delle persone, sia maschi che femmine. Una femmina del genere, così potente, non può essere spodestata. Ecco che per spodestare la donna allora bisogna renderla schiava, a cominciare ovviamente dalla sua sessualità. Bisogna controllare prima la sua capacità riproduttiva, vincolarla a un maschio come proprietà e poi privarla del controllo delle risorse materiali e rescindere i suoi legami diretti e profondi con il sacro, facendole perdere non solo autorevolezza, ma proprio autorità. Bisogna anche privarla della sua autorità sui figli, perché quell'autorità lì rappresenta la sua centralità sociale e il suo legame con il futuro. Ecco, in questo modo il modello umano, il tipo umano può cambiare e può focalizzarsi sul maschile come paradigma informatore. Il maschio matriarcale, perché i maschi esistevano anche quando c'erano le società matrifocali, era soggetto all'autorità simbolica e reale della madre. Quel maschio lì si è impegnato nel corso di secoli e millenni a distruggerla, l'autorità della madre, per prenderne il posto e per poter, come Yahweh, che non a caso si autodefinisce nell'Antico Testamento il Dio geloso, dice attenzione, io sono il Dio geloso, per poter plasmare il mondo a sua immagine e somiglianza. Un mondo che ha connotati chiari, che non dobbiamo certo dimostrare noi, e inequivocabili. Negli ultimi 5.000-6.000 anni di storia sono 5-6.000 anni di guerra, violenza, sopraffazione, di divisione drammatica tra il valore degli esseri umani contro 3 precedenti milioni di anni di lenta e continua crescita umana e sostanzialmente di pace. Ecco, questo è il presupposto storico, che è sempre necessario ricordarsi perché c'è una ricerca che è molto avanzata, che è cominciata negli anni 70, che ha le prove scientifiche, che ha, numerose attestazioni, ma che ancora è esclusa dalla cultura accademica, almeno in parte esclusa dalla cultura accademica e soprattutto ignorata dalla cultura mainstream. Quindi noi partiamo da questo presupposto, che il legame materno sia stato attaccato e imprigionato partendo da alcune migliaia di anni fa perché era l'elemento di centralità, di autorevolezza e potere della donna nella società.
E vogliamo ovviamente parlare dell'oggi, perché quello che ci interessa di più è parlare di oggi. E quindi io parto con il primo intervento, dando la parola a Laura Di Mascolo. Laura è psicologa e psicoterapeuta, chiedendo a lei di andare nel profondo di questo legame materno da un punto di vista psicologico, cioè che cos'è il legame materno come paradigma relazionale, come elemento di fondazione psicologica della persona. A te la parola, Laura. Grazie Emanuela, buonasera a tutte e a tutti. Sì, ci proverò nel senso che non è semplicissimo. Io ho provato così, insomma, a mettere qualche punto, ciascuno potrebbe essere sviluppato all'infinito, ma ho cercato di rispondere, cioè di rimanere nel titolo che è il legame materno come paradigma relazionale per tutti gli umani, cioè di come il legame materno racconta di qual è e che cosa consiste la natura degli esseri umani? E l'altra domanda, che è quella del webinar, è perché ci odiano? Questa è una domanda ricorrente che è espressa dalle donne, ma dalle madri in maniera particolare. Ricordiamoci che da qualche anno a questa parte, quello di cui parlava Manuela, cioè l'attacco e la sottrazione dei figli alle madri, sta diventando praticamente sistematico nei tribunali italiani, nella misura in cui ovviamente le donne, come dire, rivendicano una soggettività, chiedono di separarsi e di fare una vita autonoma. Provo ad anticipare una risposta e poi la riprenderemo alla fine. L'odio misogino è particolarmente feroce nei confronti delle madri perché il maschile, la cultura del maschile che è un po' descritto Manuela precedentemente, si rifiuta di accettare che la soddisfazione dei bisogni di dipendenza, che peraltro nega dall'altra persona, siano vincolati alla disponibilità, al desiderio, insomma, alla libertà dell'altra persona. Che c'entra l'odio per le madri con il legame materno? Allora, alla faccia, direi, della retorica sulla maternità, che viene sempre considerata un tema, un tabù, talmente è stata ridotta, denigrata, di fatto è diventato un tabù. Voglio dire, anche in ambito femminista è abbastanza difficile parlare del legame materno e della maternità. Ci si gira intorno, si evita un po' il tema. In realtà la cultura femminile porta all'interno della cultura umana più generale dei temi estremamente duri, molto impegnativi, perché riguardano il vincolo e il limite, il vincolo col biologico. L'unica differenza evidente tra i sessi è quella che le femmine riproducono la specie, anche la loro anatomia, la loro fisiologia. Rende ragione di questo. Parlavo di durezza e di pesantezza nel senso che la nascita, il materno, quindi il tema della nascita, implica ovviamente quello della morte, cioè nel senso che, e questo lo vediamo soprattutto in questo periodo Covid, a me colpisce tanto l'angoscia, no? Con la quale riprendere contatto con la nostra fragilità, col fatto che possiamo ammalarci, morire, che è un'evidenza normale, ma in una cultura edonistica, così diciamo un po' narcisista nella quale viviamo, ci dimentichiamo, no? Allora il femminile porta proprio questo, la nascita implica ricordarci che abbiamo un vincolo biologico importante. Questo è un vincolo che anche le femmine vivono con molta difficoltà, intanto perché è ridotto dalla cultura maschile generale, come ha già spiegato Manuela ormai da secoli, ma anche perché è una responsabilità enorme. Insomma, le ragazze più giovani, quando hanno le loro mestruazioni che le mettono materialmente di fronte alla necessità di confrontarsi con il fatto che possono diventare delle madri, che possono rimanere incinta, a quell'età, insomma, abbastanza giovane, implica un'enorme differenza anche di tipo culturale, non è soltanto qualcosa di materiale, è qualcosa che implica una riflessione, poi potrà scegliere o no di diventare una madre, ma questo lo deve scegliere appunto, cioè ci si deve confrontare. Scusami Laura,
mi segnalano che si sente poco. Cerca di adesso tenere magari il microfono più vicino. No. Scusami se ti, interrompo. Si sente? Sentirsi si sente. Si sente così? Forse devo girare sto coso. Si sente così? Meglio, grazie. Meglio, ok. No, perché mi dicono sempre che urlo, quindi cerco di non... Ok, va bene. L'altro vincolo, qui siamo nell'ordine del vincolo biologico, ovviamente è quello tra le generazioni, cioè che implica anche un vincolo con l'ambiente, la responsabilità che le generazioni precedenti hanno con, con quelle successive, e è legato anche, mi vengono in mente per esempio i bambini di Taranto, un bambino che nasce invece a Bolzano in alta montagna, insomma, cioè vivono, no? E crescono e sopravvivono in una condizione completamente diversa. Quindi è un tema enorme quello del vincolo biologico. Sappiamo che il maschile, rispetto al tema dei vincoli e dei limiti, non ha proprio un buon rapporto. Dopodiché esiste un altro tipo di vincolo che porta al materno, che è quello della relazione. Noi sappiamo che all'interno della famigliona dei mammiferi, gli umani condividono alcune caratteristiche, ma sono particolari, cioè sono, diciamo, degli animali culturali e relazionali, sociali, no? Questo a che cosa è dovuto? È dovuto e qui entriamo poi nell'ordine della psicologia, no? Cioè uno degli aspetti che è stato più studiato dalla psicologia è stato proprio il legame materno, perché è quello che rende ragione, spiega e narra in che consiste la natura degli umani e in che modo si sviluppano e crescono, entro quali limiti anche. Una delle caratteristiche che li distingue dalle altre creature mammifere è il fatto che hanno un bisogno estremo di essere amati. Questo li rende particolari, li rende anche estremamente vulnerabili. È una cosa che capiamo bene, per esempio, cito il bullismo, ci fa capire benissimo come una persona che venga privata dell'amore, del riconoscimento, dell'interesse degli altri, e attaccata, viene uccisa simbolicamente, ma alcuni poi arrivano purtroppo anche a farsi fuori materialmente, no? Questo per rendere ragione, perché è una cosa che capirebbe chiunque, di quanto noi siamo vulnerabili da questo punto di vista. Perché? I cuccioli degli umani nascono particolarmente sprovvisti della capacità di sopravvivere. Sono particolarmente immaturi, si parla infatti del primo periodo di vita come di un'esogestazione, no? Cioè di una gestazione fuori dalla pancia della mamma, questo li rende tutto il periodo in cui si svilupperanno e matureranno è molto lungo, si tratta di anni, e quindi dovranno dipendere tantissimo dalla relazione con gli altri adulti, gli altri umani, da cui dipenderanno tantissimo. Questo è l'aspetto che rende gli umani così vulnerabili al bisogno di essere amati, che li accompagnerà sempre, non soltanto quando sono piccoli. Questo è un aspetto della nostra vulnerabilità che non ci piace, che tendiamo così a negare e che il maschile in particolare non apprezza tantissimo. Che cosa significa questo? Qui faccio una piccola digressione che magari non c'entra, però ci tenevo a dirlo. Non esiste l'istinto materno in sé, c'è sempre la solita discussione sull'istinto materno e non istinto materno. Di fatto nessuna femmina nasce mamma, cioè nel senso che, e la riprova del fatto che le cose non stanno così, è proprio tutto il lavoro che anche una donna che scegliesse di diventare madre, quindi deve fare in un lungo periodo, che sono quei 9 mesi di gestazione, ma delle volte anche da prima, per cominciare a fare spazio per questa cosa enorme, dove l'elemento biologico è importante. Daniel Stern, lo cito perché lo stimo,
che è uno studioso, vabbè, insomma, ha scritto diversi libri, parla di una costellazione materna, cosiddetto, che ha un costrutto complesso biopsicosociale che anche con la parte biologica, e meno male, io qui lo dico personalmente, se non ci fosse stata quella avrei fatto fatica, insomma, mi sono ritrovata a fare delle cose che non avrei mai immaginato. Quindi c'è anche quella parte lì che aiuta la donna a entrare nell'ordine della madre, cioè nell'ordine di accettare intanto di partorire questo bambino. E anche il parto è diventata una, così, cioè non mi risulta, a parte scegliere di fare come si dice, lo sciopero della fame per protesta, che esista un altro comportamento così autolesionista, se vogliamo, no? Cioè di mettere a rischio la propria vita, il proprio corpo, tutto per fare spazio a un altro essere umano, va contro ogni principio della sopravvivenza e della conservazione della vita, insomma, quello che decide di fare una madre, perché ultimamente la riduzione anche del parto è una cosa sconcertante. Quindi questa è la riprova che non è un istinto, è una costruzione che tra l'altro dura il tempo che deve durare, nel senso che anche qualche settimana più o meno dopo il parto continua a persistere questa situazione, questa condizione della donna che gli permette di fare quel lavoro durissimo che sono le prime settimane in cui si deve occupare di questo bambino. Quella è la persona più adatta ad occuparsi di quel bambino. Perché quando il bambino esce dall'utero della mamma in una nuova condizione, passa da una situazione in cui viene soddisfatto tranquillamente di tutto senza dover manco alzare un dito, a una situazione terribile dove qualunque percezione negativa che lui ha, se non la segnala, ma non è che ne ha la consapevolezza ovviamente, non verrà soddisfatta. Queste emozioni che attraversano l'unica continuità che lui ha, da prima a dopo, e che gli permette di superare questo drammatico passaggio, è il corpo della madre. Il corpo della madre, che non è quello che l'allatta, è quello che ha l'odore, il battito cardiaco, il timbro della voce, che gli dà una continuità, l'unica continuità a cui si può aggrappare è questo corpo, che lo conforta in questo scarto che ormai c'è tra che lui sente un bisogno o un disagio di qualche cosa e la soddisfazione di questo. Questo scarto, quindi questa rabbia, questa tristezza oppure questa sensazione di dolore, gli permetterà con il tempo di rendersi conto che lui è staccato, è un'altra persona e che la mamma invece è un'altra persona, non sono tutt'uno. È da questa relazione profonda che nasce la prima relazione io-te e dalla quale ovviamente questo bambino dovrà imparare in un lungo percorso che sappiamo, a socializzarsi. E socializzare significa proprio fare i conti che la soddisfazione di tutti i nostri bisogni devono passare nella relazione, quindi nella negoziazione con l'altro. Questo non è privo ovviamente di problemi, è estremamente ambivalente la situazione perché questo bisogno enorme di dipendere non ci piace. Noi bambini piccoli dicono, ah, io vorrei fare quello che fanno i grandi, no? Se mettono le scarpe di mamma, che ne so, insomma, sono umiliati da questa condizione di dipendenza. Le madri e gli altri adulti, perché poi questa relazione con la mamma ovviamente si generalizza anche ad altri adulti che sono specifici, però non so chiunque, sono specifici e continueranno a essere specifici. Nella vita adulta pure non è che ci si innamora della qualunque persona, insomma, li scegliamo sulle basi di cose particolari che sappiamo. Quindi in questa relazione qui, che ci rende così vulnerabili, così dipendenti, e continuiamo a esserlo anche da grandi in maniera diversa, gli adulti confortano il bambino nella sua frustrazione, nella rabbia di non riuscire a fare le cose, di non riuscire ad ottenere quello che vuole e desiderare. Questo scarto permette la creatività. Tutta la produzione creativa degli umani non è che la rappresentazione di questa tragica condizione in cui ci troviamo tutti e che racconta il legame materno,
in cui raccontiamo tutta la nostra tristezza, dolore o felicità e entusiasmo di quello che succede in questa relazione di dipendenza di cui abbiamo così bisogno. Ovviamente qui poi ci sarebbe davvero un enorme capitolo sulla frustrazione e la rabbia quando non viene confortata, tenuta, no? Cioè nel senso non viene aiutata, ed è per quello che è così terribile l'inizio di questa storia, perché bisogna essere molto presenti, bisogna misurare che il bambino non si angosci troppo, non venga sommerso dalla rabbia, no? Perché non potrebbe controllarla, e lì sono appunto la mamma prima, i genitori, gli altri, i fratelli, insomma tutto quello che gira intorno al bambino, che piano piano insegnano a lui a fare questa cosa. Il maschile che fa? La cultura maschile che ha raccontato Manuela, appunto, non accetta questo limite. Non è che non lo conosce, perché è figlio della stessa mamma. Non lo accetta culturalmente, intendiamoci, non sto parlando dei singoli uomini, sto parlando del fatto che ha deciso che non ha bisogno di niente, di nessuno, la soddisfazione dei suoi bisogni emotivi e materiali la pretende. L'espressione più evidente di questa cultura maschile sono la prostituzione, l'istituto del matrimonio e, in ultimo, anche quello più recente, dell'utero in affitto. Cioè, non io mi rifiuto, come dicevo all'inizio in termini di risposta, di negoziare tutto, intanto di riconoscermi questo bisogno di essere amato, lo pretendo e me lo assicuro con la proprietà o pagando e comprando. Qual è il limite di questa di questo modo di pensare, di espropriare, di imporre e di poter prendere qualche cosa di cui ho bisogno uscendo dalla negoziazione obbligatoria con la libertà dell'altro, che non dà soddisfazione. E infatti funziona esattamente come nelle tossicodipendenze, per fare un esempio, di dosi crescenti, no? Di stimoli, è una perversione, diciamo, perché non può soddisfare, perché l'unico modo per soddisfarlo è quello che ho descritto prima, perché quella è la dimensione dell'umano, e quindi poi produce la violenza nelle relazioni e anche la devastazione delle risorse, sia naturali che umane, delle relazioni che ci stanno intorno. Ed è il motivo per cui la marginalità di questa cultura femminile deve finire. Parlare della cura, come se ne parla ultimamente, senza mettere al centro in che cosa consiste la natura umana, è una presa in giro. Non può funzionare. E qui mi fermo. Grazie. Grazie. Noi abbiamo scelto di punteggiare questi nostri interventi con alcune letture, perché ci sembravano accompagnare molto bene il dialogo. Le letture ce le propone Romina Antonelli del collettivo Che Gender e del collettivo Donne Incuranti. A te, Romina. Mi sentite? La volontà di dividere il potere fra uomini e donne può essere legittima soltanto se si ammette che il sesso non è un tratto sociale o culturale, e tantomeno etnico, che non è la caratteristica comune di alcune comunità, come una lingua, una religione o un territorio, ma è invece un tratto differenziale universale, vale a dire che il genere umano non esiste al di fuori di questa duplice forma, maschile e femminile. Così dobbiamo mettere radicalmente in discussione la gerarchia dei sessi e la valorizzazione di modelli maschili, ma anche assumere la differenza dei sessi, ravvisare lì l'origine della diversità umana e fondare su di essa l'esigenza di nuove spartizioni. La diversità, la dissimmetria e anche la conflittualità che ne risultano sono una possibilità e non una sventura, tanto per gli uomini quanto per i popoli. L'altro sesso non è per ciascuno il volto più affine allo straniero? È dunque cruciale, politicamente, sapere come viene riconosciuta o al contrario negata la differenza dei sessi. Infatti il modo in cui concepisco l'altro sesso dipende dal modo in cui concepisco l'altro in generale. Sylviane Agacinski, La politica dei sessi, Francia, 1998. Grazie Romina.
Adesso abbiamo cercato di ricordarci da dove veniamo, di focalizzare dal punto di vista appunto fondamentale, psicologico, che cosa sia questo legame di cui stiamo parlando. Adesso andiamo alla società, alla politica. E quindi con Maria Esposito Siotto, Maria era sociologa sanitaria e quindi vede i modelli sociali curvati nella loro applicazione per i servizi di interesse comune, chiedo le implicazioni sociopolitiche del riconoscimento e forse anche e soprattutto del mancato riconoscimento del valore del legame materno, quali sono? A te la parola, Maria. E buonasera a tutte, grazie per la parola, Manuela. Vedo molti nomi, uno in particolare mi è noto e caro ed è Pina Nuzzo, che saluto. Saluto tutte le altre, ovviamente. Dunque, abbiamo detto moltissime cose fino adesso. Io cerco di, come ha detto Manuela Bruschini, di ritagliare un quadro sull'oggi, sul presente, e ho cercato di individuare, diciamo, i piani nei quali questo attacco al materno oggi è più visibile, più facilmente identificabile, cercando di capirne anche i motivi. In realtà poi ci fermeremo, diciamo, soprattutto su uno di questi aspetti, perché diciamo, anche quello che accade poi nei giorni attuali ci richiama, insomma, un po' l'attenzione e il discorso su alcuni aspetti particolari. Beh, intanto, in questo primo punto che assumerei come fondante in questo attacco del legame materno, riguarda, diciamo, il grande movimento intorno ai diritti legati al sesso. Noi abbiamo assistito almeno da 10 anni a questa parte una ridefinizione delle categorie sessuali a vantaggio di una serie di identità fluide, chiamiamole così, che ci hanno determinato, diciamo, una difficoltà a rappresentarci rispetto a quella che era la contraddizione dei sessi legata sostanzialmente alla differenza sessuale. Oggi queste identità attaccano la sessualità femminile perché è in gioco un problema di accesso sostanzialmente alla generatività e anche perché attraverso, diciamo, la negazione della base sessuale della femminilità è possibile più facilmente sconfiggere l'identità femminile e quello che un corpo sessuato rappresenta. Tenete presente che la battaglia, diciamo, sulla GPA e su tutte le necessità legate al controllo della sessualità, per esempio, una medicina orientata al genere cosiddetta in bikini, no? Che riguarda la sessualità e la procreazione, fa oggi un'enorme difficoltà a passare dalla medicina legata ai tumori della sfera sessuale femminile, per esempio, addirittura protetti da screening, che ha una sua necessità per le evidenze epidemiologiche, ma anche perché non riusciamo ad arrivare ad un modello integrato di cura e di prevenzione che tenga presente della differenza sessuale. L'altro punto molto importante è che le generazioni, almeno 3 generazioni precedenti, hanno sperimentato la maternità come un grande impedimento alla possibilità di vivere una vita fatta di progettualità, di lavoro, possibilmente anche di progetti affettivi. Un mercato del lavoro che si è organizzato sempre di più come una corsa ad ostacoli, non solo non accetta le madri e le licenze, ma richiede una disponibilità ed una prestabilità
che non è compatibile con il progetto della maternità. E siccome il progetto della maternità non è stato affrontato rispetto alla possibilità di tradurre la maternità come al centro dell'organizzazione sociale, esiste oggi una difficoltà enorme a riconoscere una possibile collocazione non penalizzante, non segregante della maternità, per cui è molto difficile ragionare di materno con le nuove generazioni, perché l'unica identità che si accompagna al materno per le giovani generazioni è l'impedimento, il limite imposto alla maternità, e tra questi anche la impossibilità di condividere col maschile l'esperienza. L'altro problema che mette fortemente in crisi il paradigma materno è le contese che oggi stanno drammaticamente avvenendo nei tribunali, dove le donne che cercano di separarsi da un maschio violento sono ricattate da sistemi organizzati maschili con tanto di professionalità dedicate, che organizzano, diciamo, un'accusa di alienazione sulle madri, affinché quella che è l'accusa verso il violento viene risignificata e ritrasformata in un'accusa verso la madre, la quale è portata a doversi difendere in una condizione, diciamo, ribaltata da responsabilità inesistenti e da una cattiva genitorialità, fino al punto in cui i bambini vengono addirittura affidati al padre o in casa famiglia. E questo è un problema enorme, perché affrontare anche la difesa, diciamo, dell'idea della maternità in un contesto di pericolo per le donne, per le madri e per i bambini, ovviamente sconsiglia anche politicamente una battaglia su queste cose. Voi immaginate, per esempio, che quando sono cominciati i primi comizi per strada a difesa di madri che erano state accusate di alienazione e che hanno rischiato di perdere i figli, noi abbiamo avuto una difficoltà enorme anche nel femminismo ad essere comprese ed accettate su questa battaglia. Abbiamo trovato una senatrice, una e mezza, cioè abbiamo trovato l'onorevole Giannone, un po' abbiamo trovato l'onorevole Valente, cioè noi abbiamo avuto una grandissima difficoltà a far comprendere che cosa sta avvenendo in Italia nelle aule dei tribunali, e che intaccava la relazione delle donne con la propria possibilità di progettare una maternità. L'altro grande tema, invece, su cui vorrei spendere qualche minuto in più, è quello, diciamo, della un'altra risignificazione, addirittura inversione del paradigma della cura, che ha oggi molte donne impegnate, diciamo, a creare delle difficoltà di comprensione, e quindi a generare un rifiuto della cura. La cura è l'autorità femminile, abbiamo sempre detto questo, no? È la capacità delle donne non di segregarsi rispetto ad un ruolo a cui sono destinate, perché devono riprodurre la vita materiale per il maschile e per i figli, al servizio di un progetto che non hanno deciso loro. La cura è quell'elaborazione complessa, antropologica, filosofica, che consente, diciamo, alle donne di sapere esattamente dove e quale intelligenza mettere per creare la possibilità di sopravvivere alle fragilità dell'umano, come diceva Laura prima. Noi abbiamo necessità di fare manutenzione della fragilità, ed è una manutenzione che comincia dalla nascita e finisce con la malattia, insomma, siamo in piena crisi sanitaria, e abbiamo visto che cosa vuol dire un sistema sanitario incapace di mettere al centro la persona e i bisogni complessi di una malattia addirittura poi pandemica. Ma questo avveniva già prima sulle altre patologie e per tutta la vita di uomini, donne e di bambini. Ora, la necessità di declinare bene il discorso sulla cura implica che non sia possibile liquidare la questione con una soluzione di tipo paritario.
È di questi giorni una proposta, diciamo, si chiama Half of It, metà di qualcosa, metà di esso, non so bene cosa voglia dire, che è un movimento addirittura europeo che sta suggerendo ai paesi membri dell'Europa di indirizzare l'utilizzo dei recovery fund in direzione di una serie di interventi strutturali per che cosa? Per migliorare la vita delle donne. Allora, se voi andate a leggere questo documento, questo manifesto che è circolato in questi giorni, ma in genere se leggete tutti gli interventi, diciamo, sociali o politici o economici che riguardano la necessità di aiutare le donne anche attraverso l'utilizzo dei recovery fund, vedete che deve essere un maschio. Eh? Eccoci. Mi dispiace di questa difficoltà. Un attimo, solo vi chiedo un attimo. Andiamo un attimo, perché qua le necessità di cura vanno dall'umano all'animale più generale e quindi bisogna portare pazienza, come ben tutte sappiamo. Speriamo che non lo sopprima. È una femmina. È una femmina e che ha molto a cura, diciamo, noi, tanto è vero che quando entra un'altra persona lei interviene. Allora, ritornando al discorso dei recovery fund, il modello, diciamo, di l'impianto proposto da autorevoli associazioni collegate a donne del Parlamento e quindi ha qualche chance di riuscire, diciamo, ad ottenere qualche risultato, prevede essenzialmente il riconoscimento delle difficoltà che le donne hanno. Su questo siamo tutte d'accordo. Le donne sono caricate di responsabilità ormai non proporzionali né con la maternità né con la loro necessità di occupare la scena pubblica con il lavoro. Scusate, mi dispiace. Vuole intervenire probabilmente anche lei. Se arriveremo a una configurazione pienamente antispecista, riusciremo a comunicare tutte. Ecco, nel momento in cui, diciamo, il riconoscimento, però qual è il problema qual è? Che il riconoscimento delle difficoltà attuali delle donne, cioè mancanza di responsabilità, di potere, di posti di comando, discriminazione sui luoghi di lavoro, molestie, difficoltà a gestire la maternità, poco accesso del lavoro, segregazione in determinati lavori anziché. Siamo tutti d'accordo su queste cose qua, no? Siamo tutti, almeno su questo, sappiamo che cosa limita maternità e in genere le donne. Il punto è che il progetto di miglioramento della vita delle donne passa attraverso una, come la vogliamo chiamare, una escissione, così per ci capiamo antropologicamente, escissione della donna e delle sue relazioni anche col materno dalle relazioni ufficiali. I bambini sono una difficoltà da condividere con il padre metà e metà, negando ogni forma di differenziazione del ruolo maschile e femminile e negando il materno al punto tale da proporre nidi 0-3 anni. Allora, voi tenete presente, sapete che la legislazione attuale consente alle donne di stare in maternità fino al quarto mese della nascita del bambino. 0-3 anni vuol dire che il bambino non lo prendiamo appena nato e lo mettiamo nel nido. Il bambino è l'inciampo, è la difficoltà da eliminare affinché noi possiamo arrivare a lavorare il giorno 3 giorni dopo, 10 giorni dopo avere partorito.
E su tutto questo piano c'è il voucher per l'assistenza materiale. Siccome io ho una madre che ha 90 anni e molte di voi avranno qualcuno di cui si occupano, il voucher. Che cos'è il voucher? Ritorna dalla finestra quello che avevamo già gettato un'altra volta. Il voucher è la prestazione occasionale, come se la necessità di curare una persona, di integrare la propria capacità di gestire un nucleo familiare, possa essere relegato ad un sussidio momentaneo, estemporaneo, flessibile e non ad una seria organizzazione sociosanitaria territoriale in cui c'è una presa in carico totale della fragilità. Che noi non intendiamo delegare al terzo settore, alla cooperativa che viene a casa a fare un po' di lavoro materiale, che noi riteniamo come donna, in quanto portatrice di consapevolezza dell'autorità della cura, intendiamo governare non rifiutando l'aiuto, ma definendo quali sono gli ambiti di flessibilità che ogni donna può o vuole concedersi all'interno della propria organizzazione esistenziale. Questo vuol dire portare i congedi della maternità almeno fino al primo anno di vita del bambino. Questo vuol dire sì l'allargamento dei congedi parentali al padre, ma dati al padre secondo le necessità decise dalla donna. E la donna è la madre che deve sapere quanto tempo il bambino può o vuole rimanere con il padre. Potrei discutere di molte cose, per esempio il tempo prolungato, una delle cose proposte è il tempo prolungato. La logica è sempre la stessa. Le donne devono liberarsi dalle proprie relazioni, dai propri rapporti con i bambini, devono liberarsi da tutto ciò che cura. Paradossalmente, quella che viene definita economia della cura è l'esternalizzazione della cura in una dimensione commerciale, organizzata, esterna a quella che è la nostra capacità di decidere cosa e quali e quanti aiuti chiediamo all'interno dei nostri nuclei familiari, che sono come volete voi e come li volete gestire nella vostra vita. Per esempio, il tempo, una delle cose viene richiesta, mi piglio qualche minuto in più, è il tempo pieno della scuola. Ora, capite cosa vuol dire tempo pieno? In una scuola che non riorganizzi l'offerta formativa sui bisogni degli alunni e non sulle necessità degli anziani o nostri di tenerli lontani e di levarli come al solito dal quotidiano. Quando li vogliamo vedere questi ragazzi e questi bambini, i nostri figli? La sera, la domenica, quando li vogliamo vedere? Mai. È il tempo che ci rimane. A che cosa lo dobbiamo dedicare? Perché questo non è chiaro. Ma io vi potrei fare una serie di esempi, perché io ho preso pezzo per pezzo del manifesto e ci ho scritto sotto e vi sono scritto tutta una serie di cose. No? Però la logica è proprio questa qua, cioè l'economia della cura a cui si pensa, va bene, vi aiutiamo. Voi aiutate noi e venite a lavorare perché siete brave e lo sapete fare. Voi sul lavoro siete brave, sapete mettere la stessa cura che mettevate a casa, la mettete qua. Ma ve lo diciamo noi, la cura che mettete a casa vi fa segregazione, no, lasciate stare le vostre relazioni, lavorate, venite e un po' di assistenza di welfare in più noi ve lo concediamo. Guardate che è una logica perversa, è una logica maschile. Io non capisco come ci si possa piegare a questi impianti paritari in cui non solo la madre scompare, ma scompare proprio l'organizzazione della vita che avrebbe dovuto mettere al centro la cura e la fragilità. Esattamente il contrario. Non solo, ma vengono a essere messe in gioco anche dei problemi legati alla rappresentanza, no? Ora, se delle organizzazioni, associazioni femminili che hanno una forza, perché hanno una contrattazione in virtù delle relazioni politiche che hanno in questo paese, non ascoltano le donne in nome della quale fanno, nelle quali fanno delle proposte, qui c'è un problema di rappresentanza enorme. Abbiamo un problema veramente enorme. Se molte donne, perché non credo che solamente il gruppo delle donne incuranti, quando noi parliamo, andiamo a parlare con le donne di questi, ci capiscono al volo, si rendono perfettamente conto che abbiamo ragione, perché intercettiamo la vita materiale, la banalità di cui è fatta la nostra giornata. Addirittura, cioè, veniamo citati gli organismi paritari, ma quali sono gli organismi paritari che dovremmo riformare? Ancora facciamo riferimento a pari opportunità, ma se dal 2011 che in Italia abbiamo inventato i comitati unici di garanzia, che
guardate, anche qui c'è un'altra mostruosità. Le discriminazioni in un continuum orizzontale. Noi troviamo anche nel manifesto che le discriminazioni femminili sono a fianco alle discriminazioni razziali, le discriminazioni di genere, le discriminazioni di età, di religione. Attenzione, ma non abbiamo sempre detto che la connotazione sessuale, cioè la differenza uomo-donna, è trasversale alla etnia, tant'è vero che anche gli immigrati, no, violentano le donne, è trasversale alle religioni, è trasversale a tutto. Perché io sono una discriminazione tra le altre? Io sono la metà del mondo, lo devo dire, lo devo rivendicare, non mi potete mettere insieme al testimone di Geova discriminato, ma stiamo scherzando. Questa è la pari opportunità che vogliamo, i soldi del Recovery Fund le vogliamo mettere su queste cose qua, ma a nome di chi? A nome mio? No, noi non ci stiamo. La cura è altro, la cura è autorità femminile, organizzate sui territori sistemi integrati di assistenza e fate decidere alle donne quel nucleo di cosa ha bisogno, quale flessibilità, quale integrazione operativa, assistenziale e anche dell'allevamento dei bambini, perché no? Ma lo decidiamo noi. Noi non abbiamo bisogno di essere estromesse dalla cura, esattamente il contrario. Però questi ragionamenti che a me sembrano di buon senso e non ho dovuto scomodare i classici della sociologia per parlarvene, purtroppo percorsi, diciamo, politici che in questo momento stanno costruendo le basi perché si vada a discutere col governo, non sappiamo quale sarà, su questi temi. Spero di essere stata chiara, mi dispiace molto per il cane. Grazie Maria. Una chiarezza cristallina. Adesso, prima dell'ultimo intervento, e poi apriremo un momento di dialogo fra noi, per cui mentre parlerà poi Emanuela Anatoli, che presenterò più avanti, vi invito anche a chiedere la parola utilizzando la chat. Ascoltiamo un altro brano da Romina. L'istituzione patriarcale della maternità non è una condizione umana più di quanto lo siano lo stupro, la prostituzione e la schiavitù. Un'istituzione intangibile e invisibile, di cui dobbiamo continuare a parlare, perché le donne non dimentichino mai più che i nostri molti frammenti di esperienza vissuta appartengono ad un tutto che non è di nostra creazione. La violenza carnale e le sue conseguenze, il matrimonio come dipendenza economica, come la garanzia per l'uomo di avere figli suoi, il furto del parto perpetrato contro le donne, il concetto di illegittimità per il bambino nato fuori dal matrimonio, le leggi che regolano la contraccezione e l'aborto, il disinvolto commercio di pericolosi anticoncezionali, il negare che il lavoro svolto dalle casalinghe faccia parte della produzione, l'imprigionare le donne in catene di amore e di colpa, la mancanza di assistenza sociale per le madri, l'inadeguatezza delle strutture per l'infanzia in gran parte del mondo, la disparità salariale tra uomo e donna che spesso costringe quest'ultima a dipendere dall'uomo, l'isolamento forzato della maternità a tempo pieno, il carattere occasionale della paternità che dà ad un uomo diritti e privilegi su bambini verso i quali si assume solo responsabilità minime, le condanne pronunciate dalla psicoanalisi nei confronti della madre, l'atteggiamento della pediatria ufficiale secondo cui la madre è incapace e ignorante, il peso della fatica emotiva sostenuto dalla donna nella famiglia. Tutto questo è il tessuto connettivo di questa invisibile istituzione e determina il nostro rapporto con i nostri figli, che ci piaccia o no. Poiché tutte noi abbiamo avuto una madre, l'istituto tocca tutte le donne e, anche se in forma differente, tutti gli uomini. La violenza e l'insensibilità patriarcale vengono trasmesse ai bambini dalle madri. Tratto da Nato di donna di Adrien Rich, il testo è del 1976. Questa è dedicata non solo a tutte le madri, ma anche a tutte le donne in generale che, se non sono madri, sono figlie. Grazie. Grazie, grazie Romina per la lettura. Adesso noi concludiamo le parole che vogliamo proporvi con una esemplificazione pratica del discorso che faceva Maria. Questo grande equivoco sulla cura che si è tradotto in termini paritari e promettendo la conciliazione,
famosa conciliazione, una conciliazione che però è tutta sulle spalle della donna madre. Allora ne parliamo con Emanuela Anatoli. Emanuela è un'informatica per cui lavora in un ambito prettamente maschile, è la presidente dell'associazione Movimentiamoci Vicenza e vediamo un esempio concreto di cosa sia realmente questa conciliazione e su come agisca violentemente anche sulla vita delle donne madri. A te la parola, Emanuela. Non ci sente, un attimino che controllo. Eccomi, grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Ecco, io sono, il mio intervento è più da testimone, no, di tutto quello che è stato detto, è più una testimonianza. Ecco, ci siamo chieste perché e cosa significa mettere la cura al centro della politica, no? Come sembrano affermare tutti in questo momento, e perché il legame materno rappresenterebbe il punto di riferimento per migliorare la qualità lavorativa e della vita di tutti. Quindi è stato quindi spiegato precedentemente che il legame materno definisce la natura dei bisogni degli umani, il cui benessere e la soddisfazione dipende altamente dalla qualità delle relazioni, dalla libertà con la quale può esprimersi in esse, e la sicurezza di essere tutelati in questi diritti che definiscono la dignità umana e il suo benessere. L'impossibilità o la grandissima fatica con la quale viene chiesto alle madri di conciliarsi con il sistema produttivo denuncia appunto come quest'ultimo, con i suoi modelli organizzativi aziendali, ormai applicati in qualunque ambito, come quello scolastico, sanitario, persegue obiettivi contrari e dannosi a volte per la qualità della vita di tutti. E quindi, dicevo, fatta eccezione infatti per alcuni ambiti pubblici, ma anche qui c'è in atto una trasformazione nel senso della gestione manageriale delle relazioni, appunto fatta eccezione per alcuni ambiti e dove ancora per le donne esistono garanzie e tutele. In tutto il mercato del lavoro, la precarizzazione, la mancanza di tutele, la qualità e i tempi delle relazioni lavorative sono peggiorati per tutti e a maggior ragione per le madri. Infatti, questo ha portato l'Italia ad avere il più basso tasso di crescita demografico, prevedendo 1,3 figli a testa, che 1,3 non è 1/3 figli a testa, ma un figlio insomma a testa. E non è affatto vero che le donne che scelgono di non avere figli abbiano una vita più semplice nel contesto del lavoro. Mobbing, molestie, discriminazioni riguardano anche loro. Sicuramente, ecco, magari lavorano bene, sono generose, guadagnano in media il 30% in meno e difficilmente verranno riconosciute loro queste competenze in termini di carriera. In tutto questo carico, che riguarda anche la generazione anziana, quindi i genitori, è stato anche azzerato il riconoscimento di tutta questa cura, che rappresenta intorno al 40% di lavoro gratuito necessario a rendere possibile il lavoro produttivo, ma che non viene restituito. Per esempio parlo dell'impossibilità ormai di andare prima in pensione. Quindi per esperienza parlo di turni estenuanti, riunioni fiume, quindi stipendi più bassi rispetto agli uomini, culture aziendali che disincentivano l'utilizzo dei congedi, per non parlare dei diritti di chi ha un lavoro subordinato, le partite IVA intendo, e vogliamo parlare anche di questo periodo di emergenza dove l'utilizzo dello smart working non regolamentato è diventato un extreme working. Io per la mia esperienza ho sempre lavorato in ambienti dove quasi tutto era gestito da uomini, ho sempre sentito la paura di perdere il lavoro avendo avuto dei figli,
E quindi dovevo essere sempre presente perché non era concepibile avere certi ruoli anche manageriali e poi avere una famiglia da gestire. Anche per esempio dopo le gravidanze, quando tornavo al lavoro, sono stata anche spostata o demansionata, cioè come se ogni volta le donne che tornano poi al lavoro debbano sempre dimostrare chi sono, anche nello stesso ambito lavorativo dove insomma, una specie di gioco dell'oca, e per avere un certo ruolo, poi insomma, per fare carriera, quella che ti promettono poi di fare, se fai quello che dicono loro, ma non è neppure così, è richiesta una certa presenza e non gli obiettivi. Quindi questa ossessione del controllo e della presenza, questa ossessione della presenza del nostro corpo. E come diceva Maria, poi non tocchiamo il discorso della separazione, non lo apriamo perché si vede quando si intraprende una separazione, si vede con evidenza che c'è molto che non va in questa conciliazione. E io finisco perché vorrei dare spazio anche agli interventi di chi gentilmente è qui questa sera. Noi mettiamo quindi in discussione il modello di sviluppo che, se vuole veramente essere un modello di cura, deve rimettere al centro in che cosa consista la qualità della vita degli esseri umani. E contestiamo la definizione di conciliazione per le donne con un modello che in nessun modo sostiene la qualità e i bisogni vitali di tutti, non solo quello delle donne, ma e delle madri in particolare. Pensiamo che invece debba essere integrata la cultura femminile nella società per garantire a quest'ultima livelli decenti di civiltà, vivibilità e democrazia. Io vi ringrazio e lascio la parola a chi vuole intervenire dopo di me. Grazie Emanuela, chiudiamo con l'ultima lettura di Romina e intanto invito chi volesse intervenire a scriverlo in chat. Grazie. La ninfa si chiese se avesse capito male le sue parole e domandò: chi può essere questo Dio padre? Come può un popolo onorare un padre? Gli uomini non sono altro se non strumenti occasionali che la donna usa per suo piacere e allo scopo di diventare madre. Ma Anceo rispose: i greci ragionano così. Le donne hanno bisogno degli uomini per la maternità. Gli uomini di conseguenza sono più importanti delle donne. Ogni uomo sceglie la donna che desidera come madre di suo figlio e la vince con la violenza della sua passione. Le ordina di giacere sulla schiena dovunque lo soddisfi di più. E poi, montandola, prende piacere da lei. Nella casa lui è il padrone e se la donna lo infastidisce con un comportamento brontolone o impudico, lui la picchia. Ciò è evidentemente assurdo, disse la ninfa. Mentre è chiaro ed indiscutibile, per esempio, che la piccola Core è mia figlia, poiché la nutrice la trasse fuori dal mio corpo, come si può sapere con certezza chi è suo padre? Infatti, la fecondazione non è necessariamente dovuta al primo uomo che io possedetti nelle orge sacre. Potrebbe essere stato il primo, ma anche il nono. I greci cercano di eliminare questa incertezza, disse Anceo, facendo scegliere a ogni uomo quella che egli chiama moglie, una donna alla quale è vietato accoppiarsi con qualsiasi altro uomo. In questo modo, se la donna concepisce un figlio, la sua paternità non può essere discussa. La ninfa guardò seria il volto di Anceo e disse: ma ti aspetti che io creda che riescano a dominare e controllare le donne tanto da impedire che prendano piacere da qualsiasi uomo vogliano? Anceo rispose: i greci dichiarano di riuscire a controllare le loro donne, ma, te lo concedo, spesso succede che non ci riescano. Robert Graves, Il Vello d'Oro, una rilettura degli Argonauti e quindi della mitologia greca, quindi parlavano un argonauta, un eroe della mitologia e una ninfa. Grazie Romina, abbiamo voluto chiudere i nostri interventi con leggerezza, una leggerezza in realtà piuttosto amara, se ci pensiamo bene.
Io vi sollecito di nuovo, questo incontro è stato pensato non soltanto perché riteniamo di avere delle cose da dire, ma per sollecitare la parola di tutte. Una parola non fine se stessa, ma finalizzata ad un'azione. Quindi io invito chi voglia intervenire a prenotarsi usando la chat. Oppure, se non sapete usare la chat, potete attivare il microfono e dire io vorrei parlare, grazie. Silenzio. Ilaria Floris, a te la parola. Se riesco. Buonasera a tutte, arrivo subito, scusate ovviamente mentre parlo c'è la richiesta di mia figlia. Intanto vi ringrazio tutte, sono stata invitata e il video, vabbè, ci provo, lo evitavo, è venerdì sera, ecco. Tanto per stare in tema, vengo da riunioni di lavoro e ringrazio perché avete collegato tante tematiche molto utili. Ho una figlia femmina e quindi, oltre che per una situazione attuale che vivo, penso che tutte queste tematiche devono costruire il futuro. Ho solo una riflessione personale, ma magari può essere utile, perché abbiamo parlato anche del lavoro, che a volte uno pensa, ma sì, ma bene, ma che possibilità le donne cosa fanno? Io parlo la mia esperienza, a causa di appunto il mio ex marito ho rinunciato di fare una professione che è l'arte terapeuta, che mi avrebbe permesso di aiutare molte persone. E questo suo non appoggio si è rivelato col tempo nella separazione come una sua forma di potere, insomma, diciamo, non racconto la storia, però questo mi fa riflettere molto, perché il fatto di queste limitazioni fanno male a noi, ma fanno male alla società. Tante volte noi donne abbiamo tantissime risorse che possono essere molto importanti, e questo secondo me deve incitare tante donne che magari sono lì e non capiscono quanto è importante invece poterlo fare, nei limiti comunque di avere come diritto primario quello di poter dare una vita, poterla curare, il diritto della cura da parte della madre, che lei sa come fare. Il discorso penso un po' che unisce il tutto, però è anche importante ricordare che ci sono delle risorse veramente importantissime che cambierebbero l'assetto sociale. Adesso, nel mio caso, io non penso che avrei cambiato il mondo, ma nel nostro piccolo ognuna di noi ha delle qualità veramente fondamentali che vengono sotterrate. Più si sotterrano, più si dà potere, diciamo, a tutto questo proliferare un po' di chiacchiere che hanno poca sostanza, perché fondamentalmente secondo me sono molto distanti da quello che sono le necessità delle donne. Con tutto il rispetto, ognuno può fare le proprie proposte. Ovviamente noi siamo tutti concordi che non sono giuste, abbiamo tutto il diritto di andare contro, però secondo me stanno avendo una voce talmente forte che credo che sia giusto che ogni donna possa tirar fuori tante qualità, nei limiti però ovviamente della sua disponibilità. Non deve essere una schiavitù, ecco, perché a volte lo diventa, cioè può essere il lavoro, il terrore di perderlo, la possibilità o scegliere tra il figlio piuttosto che abbandonare i figli, insomma questo già in situazioni normali. Poi vabbè, io vengo da una situazione di separazione e quindi sono qui perché vivo anche tutto il post che diventa sempre più tragico, però ovviamente queste sono storie personali, però ecco, forse anche il poter aiutarci anche tra di noi a poter sostenere anche certi tipi di attività, certe attitudini come i vostri gruppi, i vostri comitati, e vi ringrazio, grazie Manuela che mi ha coinvolto, potrebbe essere secondo me una strada sempre più forte, cioè più siamo forti, più riusciamo a poter seminare, più magari si riesce anche a uscirne, forse. Ecco, questo era il mio intervento. Grazie. Grazie Ilaria. Lo scopo è proprio questo, cioè liberare le nostre voci, perché le nostre voci fanno bene a tutti, ne abbiamo bisogno per stare bene tutte soprattutto, e anche tutti in generale. Grazie ad Ilaria. Aveva chiesto di intervenire Antonia. Dottoressa Antonia. Salve a tutte, grazie Manuela per avermi coinvolta in grazie, questa Antonia. Splendida riunione. Ho veramente gradito
se si può dire, gradire, ma insomma è stato molto interessanti gli interventi che ho ascoltato con attenzione. Io sono una psicologa, psicoterapeuta, e al di là della mia precisa esperienza di donna, che è cominciata quando sono nata e continua, ho anche sotto mano, come dire, un vissuto di donne che portano la loro esperienza, e non per banalizzare, ma quello che è il mio, la mia visione di professionista è che le donne portano sempre gli stessi temi, quelli che poi sono stati trattati qui. A me mi trovo molto molto d'accordo con quello che è stato detto dalla dottoressa Maria Esposito Siotto, è veramente tanto centrata, quell'intervento è veramente tanto centrato. Quello che emerge anche dall'intervento della dottoressa Manuela Bruschini, la mediatrice, ecco, mi scuso, non ricordo il cognome, quello che emerge comunque, che a me salta agli occhi tantissimo, e che da un certo punto in avanti, da quella preistoria che ha anticipato poi la storia prima di Cristo, insomma, quella che poi noi conosciamo meglio, è questa terribile separazione di due modi di guardare alla vita completamente opposti. Noi siamo di fronte a due categorie mentali che approcciano la vita, l'organizzazione sociale e l'organizzazione familiare e i vissuti interiori in modo completamente differente. È questa contrapposizione che ha prodotto la schiavitù femminile, perché a un certo punto noi non eravamo più congeniali con un'organizzazione del capitale, cioè dell'accumulazione dei beni. Noi non eravamo in sintonia con questa visione delle cose, noi eravamo in sintonia con un modello, come dire, di una visione della vita che era legata alla felicità, alla cura della vita, alla procreazione, quindi investire nella vita, investire nel futuro, investire sui figli che sono il futuro dell'umanità tutta. Quindi noi avevamo una visione, come femminile intendo dire, poi come donne abbiamo tanti limiti ovviamente, ma come femminile, come polarità, la nostra visione era una visione elevata. Infatti noi possedevamo le dimensioni del sacro, il divino l'ha concepito il maschile per espropriarci questa dimensione che non era fuori di noi, ma era interiore, perché quando io partorisco un figlio io faccio il sacro. Non faccio il divino, lo fa l'uomo, lo fa quel Dio che è stato messo lì ed è maschile. Ma quando io partorisco un figlio, per me è è un atto sacro. E tale era riconosciuto, infatti, era riconosciuta la sacralità del femminile, cosa che gli uomini temevano a tal punto da espropriarla appena è stato loro possibile. Questo si è coniugato con la nascita delle religioni, sempre conseguenti questa espropriazione, e quindi l'organizzazione sociale che ci ha praticamente chiuse in un recinto fatto di organizzazione della vita così come era nella visione maschile, e quindi di timbrino sul figlio che nasceva, perché il figlio diventava del maschile, perché a quel figlio andavano poi, doveva essere garantita la successione del capitale che nel frattempo era stato accumulato, dei beni, eccetera. Cioè questa precisa, come dire, questo preciso cammino ha significato la schizofrenia della dimensione umana, la separazione di quelli che erano i contenuti che appartenevano anche al maschile, poveretti loro che ci hanno rinunciato, che apparteneva anche al maschile, ma l'hanno sovvertito, l'hanno negato, l'hanno pervertito, una perversione a pieno titolo, e l'hanno resa la dimensione
unica e fondamentale attraverso poi la quale hanno organizzato tutto il sistema sociale, nella quale noi siamo viste come accessori, uteri in affitto, ma uteri in affitto lo eravamo tantissimi tempo fa, cioè ci affittavano quando ci sposavano per fare i loro figli, perché dovevano coltivare la terra, dovevano far andare avanti le loro fabbrichette, le loro cose, quindi noi eravamo già allora uteri prestati a una riproduttività consona e funzionale a un sistema capitalistico. Questo è quello che noi dobbiamo cominciare a capire di noi stesse e dobbiamo cominciare anche a capire di questa separazione di due dimensioni che sono due polarità che appartengono a tutta la vita. Non dico niente di nuovo, positivo, negativo, yin, yang. Cioè, queste sono le polarità che esistono in ogni essere umano, in ogni individuo. Togliere, dare la preferenza o dare il potere a una rispetto all'altra è un danno incalcolabile per tutta l'umanità. E soprattutto puoi fare a meno di quella polarità che dà un senso, se un senso si può dare alla nostra esistenza, a tutta la vita. Dà un senso al suo perpetuarsi, dà un senso al fatto che abbia un senso fare figli, fare futuro. Ecco. Direi che noi dobbiamo recuperare sicuramente questa dimensione, che poi la dimensione legata al femminile è la dimensione della felicità e la dimensione della libertà. Giustamente si diceva prima che si è cercato di chiudere la donna e la sua libertà sessuale, perché effettivamente nel racconto fatto dalla Romina, no, c'era questa ninfa che sorrideva un po', come dire, sorpresa del fatto che le si togliesse la libertà di avere gli uomini che voleva, no? Ma è proprio questo il passaggio, no? Noi siamo, la polarità del femminile è orientata alla dimensione della libertà e della felicità, e questo non si addice a una struttura patriarcale, no, regola del padre, che invece determina un raggiungimento e una produzione di ricchezze materiali, di beni materiali. Grazie, se ho preso troppo tempo. Grazie mille Antonia. Grazie, che Antonia. Intervenire Angela Giuffrida. Te la parola, Angela. Non compare? Sparita? No, la vediamo. Adesso le chiediamo di riattivare l'audio. Prego, Angela. Mi sentite? Ciao, sì. Buonasera. Ciao. Io volevo, mi dispiace, mi sono potuta collegare tardi, quindi non ho sentito tutto quello che avete detto. Comunque vorrei dire alcune cose che mi sembrano importanti. Noi ripetiamo continuamente che siamo la metà dell'umanità e che quindi abbiamo diritti. Che è vero che noi siamo la metà dell'umanità. Ma noi non siamo solo la metà dell'umanità, noi siamo quella parte dell'umanità che rende possibile la vita della specie. Non abbiamo il coraggio di dire questa cosa, che però è sotto gli occhi di tutti. Voglio dire che un uomo, un maschio in genere, in tutte le specie, può partecipare alla riproduzione solo dopo che una femmina l'ha messa al mondo. Perché noi mettiamo al mondo noi stesse e mettiamo al mondo lui. Quindi questa cosa deve essere chiara nella nostra mente. Siamo noi le creatrici della specie. Siamo noi il soggetto della specie. E questo non perché cioè dobbiamo affermarlo con forza, perché noi vogliamo riprodurre la polarità maschile, come si diceva poco fa, noi siamo due poli. Il figlio non è affatto un polo opposto al nostro, perché lo facciamo noi, è lui che si vede così,
cioè è il modo di vedere maschile che polarizza il reale. Siccome cioè gli uomini vedono in questo modo la realtà, si pongono nei confronti del reale in questo modo, vedono dati singoli, il dato singolo lo scorporano dal reale e lo oppongono al dato opposto. Quindi per lui è sempre così. Noi rappresentiamo l'altro e quindi il polo opposto. La realtà non è questa. È chiaro che ci sono i poli opposti nella realtà, ma la realtà dei viventi ha potuto costituirsi non grazie all'opposizione, ma al contrario, grazie alla connessione. Ed è la mente femminile che connette il reale, si pone di fronte alla realtà cercando di unire, non di dividere, non di opporre. Certo, i poli ci sono, ma i poli ci sono come ci sono anche tutti i nessi tra le cose, tra i viventi. Quindi è importante questa cosa, che noi ci rendiamo conto di questa nostra centralità e di questo modo altro di guardare il mondo, che è l'unico modo che può permettere alla nostra specie di andare avanti, perché al contrario questo pensiero positivo maschile, che è distruttivo, ci sta guidando verso l'annientamento, verso l'estinzione. Per cambiare le cose occorre che noi donne riusciamo a riconnetterci, a connetterci, perché siccome abbiamo interiorizzato il sistema di pensiero maschile che è oppositivo, abbiamo atteggiamenti conflittuali anche tra di noi. Non riusciamo capire veramente, connetterci tutte le donne assieme per combattere questa battaglia. E finché non lo facciamo noi, non sarà possibile cambiare le cose, perché occorre, perché una società possa andare avanti, perché la nostra specie possa andare avanti, che venga messa al centro l'organismo vivente, la cura della vita e quindi l'organismo vivente. Il problema è che nel sistema di pensiero maschile non esiste l'organismo, non c'è in filosofia, non c'è in biologia, non c'è da nessuna parte. Cioè un organismo vivente non esiste. Quindi finché noi continuiamo a vederci come nemiche, cioè a interiorizzare questo sistema di pensiero maschile senza metterlo in discussione e senza cercare di vedere quali sono i punti di questo pensiero, i meccanismi di questo pensiero che noi abbiamo interiorizzato e che ci impediscono di connetterci veramente, di essere tutte unite per poter vincere questa guerra che gli uomini fanno alla vita. Il problema, secondo me, è un problema cognitivo. Su questo dovremmo cercare di intenderci. Altrimenti siamo in conflitto tra di noi se non superiamo questo nodo, che è cognitivo, ripeto, non riusciamo ad essere connesse tra di noi e quindi a vincere questa battaglia. Perché il pensiero maschile, essendo conflittuale, è distruttivo. Secondo me questo è il nodo che noi dobbiamo sciogliere per cercare di riconnetterci fra di noi e di mettere quindi al centro l'organismo vivente, che ripeto non esiste nel sistema di pensiero maschile, e quindi riuscire a riprendere il cammino per la nostra specie, perché altrimenti non solo la nostra specie si estinguerà, purtroppo anche la vita sul pianeta è messa in discussione. Pensiamo ad esempio al clima, al problema climatico, che è un problema veramente terribile, pesante. Ecco, questa è la mia proposta.
Grazie Angela, siamo consapevoli, soprattutto noi che siamo qui, di essere intossicate da secoli, da millenni, di pensiero positivo maschile e l'interconnessione è assolutamente il nostro primo obiettivo ed è la sfida che dobbiamo vincere per cominciare a fare questo lavoro, perché altrimenti non possiamo nemmeno cominciare. Io adesso do la parola a Romina che legge l'intervento di una di noi che ha chiesto venisse letto. Sì, è Sara che mi ha chiesto che venisse letto il suo intervento, domanda. Sara si chiede e ci chiede, credo, delle esperienze nelle comuni degli anni 70 hanno dato degli esiti positivi sotto l'aspetto dell'organizzazione sociale al femminile? Domandona. Qualcuno se vuole intervenire, qualcuno ci pensa, forse era, credo che fosse una riflessione lanciata più che una domanda vera e propria. Un qualcosa su cui riflettere magari storicamente, comunque se qualcuno vuole intervenire la benvenuta. Voglio leggere anche un bellissimo suggerimento di lettura, visto che abbiamo allestito una piccola bibliografia, che è da parte di Elga, una ospite partecipante, che consiglia Homo Donans di Genevieve Vaughan, che è la teorica dell'economia del dono, nonché, credo, la fondatrice animatrice del Maternal Gift Movement, che trovate su Facebook e su internet e che organizza spesso incontri. Uno di questi l'abbiamo anche condiviso sulla nostra pagina ed aveva come ospite, oltre alla Vaughan e altre, anche Vandana Shiva. E c'è un'altra richiesta di intervento, Manuela. Sì, nel frattempo do un attimo la parola a Laura Di Mascolo, che penso volesse interloquire con alcuni dei messaggi comparsi nella chat. Laura. Arrivo, scusate. Allora, sì, vedevo nella chat c'era l'intervento di Maria G che insomma segnalava questa dramma che oggi non abbiamo affrontato. Io volevo anche dire che poi faremo anche altri webinar perché oggi abbiamo diciamo impostato un po' quella che è l'idea generale che guida il nostro lavoro ormai da tempo. E che nasce da, e con questo volevo dire anche una cosa Angela Giuffrida, che nasce da, io non ho un'esperienza per esempio di femminismo, non sono cresciuta nel femminismo per motivi che, appunto legati proprio a come ho vissuto gli anni 70, non nelle comuni, ma insomma con il femminismo di allora, che forse ero troppo giovane, per me erano, mi sembravano cose già scontate, già superate, quindi mi interessava poco. Quello che invece mi ha riportato a bomba, insomma, a contatto con il mondo femminista, la riflessione, che molto apprezzo, è stata la vicenda delle madri che sono delle vittime di violenza istituzionale. Io come psicologa, quando l'ho vista apparire anche nel mio studio privato, ho cominciato a incuriosirmi perché mi sembrava veramente folle quello che stava loro succedendo, mi sembrava improbabile, mentre invece non solo è probabile, ma è diventato un sistema. Quello che voglio dire è che non credo, sì, è vero, c'è anche il bisogno cognitivo di comprendere, no? Quella che, non lo so, magari all'epoca si poteva chiamare anche l'autocoscienza, insomma, cioè quel lavoro, no? Di cercare proprio di rispondere alla domanda che è la domanda di questo webinar, cioè queste donne si chiedono continuamente perché ci stanno perseguitando, perché ci attaccano, ma la loro curiosità e la loro disponibilità a comprendere è legata alla loro sofferenza materiale, al dolore profondo che è dovuta alla ferocia con la quale le istituzioni, non solo gli uomini violenti, ma le istituzioni confermano e sostengono questi signori. È la minaccia e poi la materiale esecuzione della sottrazione di bambini anche molto piccoli da parte delle autorità competenti, e qui stiamo parlando di anticrimine, per esempio in assetto da guerra, che viene a prendere questi bambini e se li porta via. Sono immagini da paese sudamericano, da dittatura, da quello che succedeva nei campi di concentramento quando separavano i bambini dalle loro madri, cioè una roba atroce. Allora il dolore e l'atrocità con la quale queste donne stanno vivendo questa condizione, chi in maniera più drammatica, chi meno a seconda,
però di fatto questa è la linea che si sta. Mi ha fatto rendere conto in tutti questi anni, e non è stata una cosa semplice mettere a fuoco quello che stava succedendo, perché mi sembrava, ripeto, improbabile inizialmente. Quindi non credo che sia principalmente l'esercizio della cognizione prima, e credo che il femminismo, se c'è qualcosa veramente di straordinario, è stato quello che ha raccontato a tutte le donne del mondo che sono dei soggetti e hanno il diritto di esprimere la loro volontà, e hanno diritto ad essere delle persone. Queste donne sono donne che lavorano, che sono cresciute con l'idea che era normale che una donna andasse a lavorare, sono donne che non hanno dovuto conquistare un granché, perché hanno trovato tutto apparecchiato, diciamo, me compresa, voglio dire. Quindi sono entrate in un'altra era dove l'ultima cosa che loro riuscivano a immaginarsi è quello che sta succedendo loro in questo momento. E anche loro sono molto sconcertate da questo che succede loro, ed è il motivo per il quale il femminismo riesce, quando le intercetta, però, perché non mi sembra che questo invece sia semplice, cioè nel senso che noi ci abbiamo provato in molti modi in questi anni e non è stata una cosa semplice, di intercettare questo dolore e riuscire a dare delle, diciamo, risposte cognitive, come te citavi, che in effetti sono importanti per orientare quantomeno il pensiero e non diventare pazze, cioè farsi una ragione di ciò che sta capitando loro. Ed è questo quello che ha alimentato tantissimo questo lavoro che stiamo facendo in questi anni. Questo volevo dire. Partiamo, è la materialità della sofferenza che in realtà sta muovendo tutto questo. E sento anche che ci sta un grande distacco da quella che è la percezione che hanno le giovani donne, ancora più giovani, quelle che oggi non possono neanche scegliere di diventare madri, perché non hanno un lavoro che gli permette di avere delle garanzie e una sicurezza sufficiente per poter diventare delle madri, ma loro vorrebbero, e trovano sconcertante che poi gli si chieda che con l'unico figlio che riescano a mettere al mondo lo devono pure abbandonare rapidamente, perché devono continuare a fare mediamente un lavoro di schifo, perché insomma, parliamoci chiaro, poi non è che qui stiamo a parlare di chissà quale carriere, cioè le carriere se le possono permettere in poche. Quindi è una bella questione che io spero noi continueremo a portare, anzi noi portiamo avanti sicuramente, continueremo a portarla avanti, mi sembra molto interessante. Grazie. A Laura aveva chiesto di intervenire Paola Pieri. Paola, te la parola. Mi sentite così? Sì. Ciao Paola. Allora, intanto grazie, finalmente, io spero che sia solo il primo di una serie, perché questo tema è davvero... insomma, è una cosa piena di tanti argomenti da affrontare su tutti i fronti. E, ma io ripartivo un po', facevo un po' un'osservazione che mette insieme quello che diceva appunto Manuela Bruschini dell'importanza appunto del legame materno, come era vissuto appunto nelle epoche antiche. Ma anche quello che diceva poi appunto Laura Di Mascolo, quando poi siamo ad oggi, in cui questo rapporto appunto che viene negato, diciamo così, per essere in breve, e che va a creare, quello mi aveva colpito, no? Il senso dell'insoddisfazione che si viene a creare, no? Poi dopo in una relazione tutta super controllata, super definita, super, dove c'è il potere che vince, e non invece una relazione appunto basata sull'amore, sul bisogno di amore, di cui l'essere umano invece è proprio, no? Cresce e nasce in questo modo, ecco, voglio dire, è la base. Quindi c'è una negazione. Quello che dico io è questo, cioè forse il problema del femminile, delle donne, sia a livello individuale, personale, nelle relazioni, nel vedere se stesse, nel costruire un'immagine di sé, no? Intendo dire, nel realizzare se stesse. Cioè, veniamo invece negate per quello che siamo, no? Quando si parla della relazione madre-figlio, della madre che in qualche modo insegna al figlio
che ci sono questi legami sani, diciamo, che questa nascita è legata anche alla morte, che questa nascita è legata a una vita che è fatta di ritmi, che è fatta di tempi, no? E quindi lì ci si ricollega a quello che ha detto anche Maria, e ci sono dei tempi importanti, e questo tempo è scandito, il corpo delle donne è quel corpo che nella, diciamo, nell'umano è quello che porta questo scandire del tempo, e che non è soltanto con le mestruazioni che ci fanno connettere anche a un cosmo che ci contiene, quindi anche il senso dell'umiltà, no? Per esempio quello che forse manca un pochino al maschile, il senso dell'umiltà, e quindi di sentirci dentro a un discorso, parte di un discorso, e parte attiva e passiva allo stesso tempo di una relazione da costruire per sopravvivere e per crescere, per trovare senso. Insomma, voglio dire, c'è un discorso infinito, ma quello che manca è proprio l'essere riconosciute. Cioè, e lì si arriva proprio a quello che è anche quello che accade, no? Anche oggi. Questo materno che viene controllato e negato anche nei tribunali, no? E per cui diventa la negazione della donna, la negazione della relazione madre-figlio, e il non ascolto completo, ed è quello anche che le madri si domandano: ma com'è possibile che io vengo negata, che viene negato anche la mia parola, la mia testimonianza, la testimonianza di un bambino? No, c'è proprio una negazione, che è una rimozione, e che è il negazionismo, e che è il male di questo tempo, cioè l'incapacità di attenersi, di stare dentro un discorso dove la vita ha un senso proprio con i suoi ritmi, con i suoi legami, con le sue forme, dove si è perso completamente il senso appunto di chi siamo, dove siamo, e anticamente c'erano delle iniziazioni, no? Si passava dall'età infantile, poi a quella di giovani attivi, una vita più appunto nella socialità, e poi si arrivava alla maturità con delle responsabilità, e poi si arrivava all'essere anziani, e si aveva un concetto di noi stessi, cioè voglio dire, e anche il concetto di donna, che cos'è? Siamo tutti eternamente adolescenti, e i giovani non hanno dei punti di riferimento, siamo in una società infantile, una società dove non si riconosce il legame materno, quindi non si riconosce che ci si distacca, che poi si deve crescere, che poi si deve avere delle responsabilità che si hanno verso noi, ma poi verso i figli, e cosa si insegna a questi figli, che saremo per sempre giovani e belli, allora lì il concetto di donna, oggetto, giovane, bella, impossibile, irreale, assolutamente, che crea un disagio enorme, e insomma ho fatto un po' una carrellata di punti che secondo me sono importantissimi, e che secondo me ci dovrebbero e ci potrebbero dare spunto proprio per continuare con questi webinar, perché secondo me sono davvero temi vitali, ecco, non soltanto così a una roba importante, ecco, vi ringrazio e non rubo altro tempo. Grazie mille. Grazie Paola. Condividiamo assolutamente questa impostazione. Ho cercato di ricordarlo brevemente in apertura. Noi dobbiamo anche pensare, i tempi della storia non sono lunghi, sono lunghissimi. Quindi se ci pensiamo in questi tempi, noi da un lato dobbiamo essere impazienti, perché abbiamo necessità di dire e di agire, dall'altro possiamo anche essere molto pazienti, perché abbiamo assolutamente necessità di ricordare, di continuare a riconnetterci, come diceva qualcuna di voi, perché siamo molto indietro con questo lavoro, e questo ha voluto essere uno dei nostri contributi a questo lavoro fondamentale di riconnessione. Ci saranno altri momenti di incontro, vogliamo proporre a tutte anche dei momenti in cui passeremo alla discussione sul che fare, sempre tenendo presente che siamo all'interno di un modello che ci è avverso, perché questo non lo possiamo mai dimenticare, quindi speriamo che
le donne che hanno partecipato questa sera e al webinar precedente del 25 di novembre saranno ancora con noi per mettere insieme le nostre voci. Io non vedo altre richieste di intervento, quindi sento le pentole che friggono nelle case, anche se non le sento con le orecchie, le sento con la... Credo che ci sia Maria Manuela che voglia dire due parole. Maria Esposito? Sì. Non l'ho vista. Prego Maria. No, io non avevo chiesto la parola, però siccome sono logorroica... Avevo letto così. Approfitto volentieri e dico che sì, rilanciamo a breve, perché il problema della cognizione che pone Angela Giuffrida è importante. C'è un lavoro, secondo me, un po' anche pedagogico, ma più che pedagogico e di cercare di portare alla consapevolezza intuitiva di tante quei saperi di mezzo, cioè quello che sta a metà tra quello che le madri ci hanno insegnato e quello che la realtà oggi ci ridefinisce a volte in maniera incomprensibile, come dei nodi da sciogliere ogni volta per capire esattamente dove stiamo e soprattutto dove ci hanno messo. Quindi sì, bisogna continuare a ragionare su queste cose. Proprio. Noi abbiamo anche la necessità di ragionare bene e anche da fare delle proposte un po' più formali, perché se ci sarà la necessità di discutere su il pezzo dei recovery che riguarda le donne, e dobbiamo fare una proposta, e quindi a un prossimo appuntamento su questo. Grazie. Benissimo. Grazie. Quindi vi ricontatteremo. Io vi ricordo che stiamo registrando l'evento, che a breve la registrazione sarà disponibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del collettivo Donne in 40. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, le relatrici soprattutto. Ricordo che appunto questo incontro è stato promosso dal collettivo Donne in 40 insieme a Maternamente, l'associazione Movimentiamoci di Vicenza. Siamo in movimento, continuiamo ad andare avanti. Chi vuole restare in contatto con noi, qualcuno lo sta già facendo, può lasciarsi la sua mail nella chat. Grazie ancora a tutte, buona serata. Grazie, buona serata. Registrazione. Grazie.